Ciao a tutti, un video veloce veloce per farti vedere cosa mi è arrivato a casa stamattina. Speriamo che uscirà bene questo video perché per la prima volta registro con il cellulare, solitamente lo facevo con la macchinetta, poi mettevo tutto sul computer, lavoravo il file, lo caricavo nel computer, ma diciamo pochissimo tempo perché il pupo si è appena addormentato, poi domani partiamo, quindi non so quando potrei fare tutte quelle cose col computer. Anche perché devo sistemare tutta la casa, quindi ecco, ritaglio un attimino perché ci tengo molto a farvi vedere queste cose. Vi metterò il link giù nell'info box del canale di una dolcissima ragazza, si chiama Taida, e ha un canale qua su YouTube appunto e ha fatto la svendita del materiale creativo che aveva in esubero. Io diciamo ho visto i suoi video perché ne ha pubblicato 4. Mi sono piaciuti alcuni lotti, sono riuscita ad aggiudicarmeli alcuni e vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Questo, diciamo, è la bellissima carta rosa con questo fiocco nella quale era impacchettato il tutto. E ve lo faccio vedere anche se, diciamo, i video li ha già fatti lei, però così almeno in un unico video vedete tutto quello che, insomma, ho preso io. Allora, questo è il primo lotto che ho preso, c'è un cabochon grandissimo. Di Maria Antonietta con questi due dolcissimi piccolini, questo qua che è un cavo in resina molto bello, poi questi sono dei cabochon fatti da lei e guardate, cioè io li ho guardati, li ho visti e ho detto questo lotto lo voglio assolutamente perché sono proprio proprio belli, mi piacciono tanto e appunto sono poi fatti a mano, quindi un ulteriore valore del materiale utilizzato poi in una futura creazione. Poi c'era questa bustina di questi locali e le goccioline, che poi è un tipo di gocce che io uso veramente tanto, poi sono queste qua bianche che sinceramente sono spettacolari. Questo è un altro lotto che mi sono aggiudicata, un cabochon simile però di un altro colore molto molto estivo, con questo qua grande, sono cabochon in resina. Questo è un altro cabochon grande di Maria Antonietta e questi due piccolini che lei è stata molto brava a confezionare questi lotti perché diciamo faceva dei abbinamenti. Quindi come vedete qua era qua un po' più sul rosa, sempre Maria Antonietta abbinata alle altre cose, qua siamo un po' più sul celeste, tutto abbinato. E poi passiamo a questo che è un po' misto, un po' verde, diciamo questa è la parte verde, che c'erano queste due buste di Rokai, che tra l'altro questo è lo stesso colore di prima, quindi diciamo la quantità doppia. Anche questo è un cavo che l'avete già visto prima. E poi ci sono questi due cabochon molto molto primaverili, molto molto carini. Questa è una bustina di cabochon in resina, sempre ovviamente a coppia rigorosamente. E mi sono piaciuti molto questi qua viola. Guardate quanto sono carini, io non li ho mai visti da nessun'altra parte, mi piacevano molto. Poi ci sono questi qua, anido d'ape brillante. Ci sono anche questi blu piccolini molto molto belli e questi qua opalescenti piccini. Più una bustina di cabochon di varie forme di Ting Ting. Io diciamo che li ho presi anch'io, ma alcune di queste forme, ad esempio i rettangolari, non li ho presi, mi piacevano molto. E poi sono talmente belli, talmente delicati, sottili, cioè leggeri e carini che insomma non sono mai troppi, ecco. Poi qua il lotto diciamo più sostanzioso, scusate se vi faccio venire il mal di mare ma sto tenendo il cellulare con la mano, qua abbiamo questi due cabochon shabby chic fatti da lei immagino, e stavolta è solo rosa e questo è proprio bello, cioè proprio bello, anche questo è bellissimo, questo mi ha veramente colpito e non so ancora cosa farci perché io sinceramente uso spesso le forme un pochino più piccole, ma questo, cioè, diciamo che magari una collana lavorandoci intorno poi esce una cosa già abbastanza grande perché vedete sulla mia mano le dimensioni del cabochon. In ogni caso penso che possa essere una bellissima bellissima cosa. Io potrei anche provare a fare un buchino qua con il Dremel, però avrei un po' paura di rovinare la cosa. Ci penserò un attimo, poi magari vedrete nei successivi video cosa hanno fatto. Poi c'è questa bustona enorme di cabochon di vari colori, varie forme sempre di Ting Ting, così la mia collezione diventa più grande. Qua abbiamo questo cuore in resina color acquamarina più
più due capuchon Maria Antonietta, che sono veramente veramente belli, guardate. È una misura intermedia. Dove siamo? Qua, vedete? Ce ne sono di questi grandi, questi piccini e questi che sono una via di mezzo. Poi ho un'altra bustina di capuchon in resina, simile a quella di prima. Questi qua sono ovali mentre prima erano rotondi, ma diciamo tipologia rimane quella. Poi ancora le bellissime, bellissime goccioline, le perline in legno da rivestire e poi lucis in fondo, guardate qua. Cioè sono dei cabochon in pasta polimerica fatti da lei. Io quando li ho visti mi sono piaciuti subito perché cioè, è primavera, ho in mano un pezzo di primavera. E poi sono così belli che sembrano anche, cioè ti viene voglia di mangiarli. Sembrano delle piccole torte, dei piccoli dolcini che io sinceramente veramente veramente ho adesso acquolina in bocca. E poi non contenta mi ha mandato anche un piccolo regalino molto molto gradito e io ti ringrazio tanto. Allora, si tratta di questa bustina con diversi elementi in metallo a forma di roselline argentate nere. Questi distanziatori bellissimi con cristalli sul viola e questi cubi che hanno il foro che attraversa da un angolo all'altro, molto, cioè tutti elementi molto, come dire, molto originali, non li avevo. Poi abbiamo qua questi perni con i relativi gommini, molto utili anche questi. Poi abbiamo un'altra bustina con dei cavo, penso sembra in resina, non in vetro, o magari in vetro, non lo so, su questo rosa tenue, molto belli, quindi due coppie. E poi guardate qua cosa non è. Cioè mi ha mandato questo rocchetto intero di questa piattina soutache, bellissima. Cioè io non ne ho mai visto una così. È veramente veramente bella, non so se riuscite a vederla, è opaca, ha questi due colori, color panna e color caffè latte, veramente veramente bellissima, tutto bellissimo, il regalo è super gradito e niente, ti ringrazio Taida per questa opportunità, vi mando un grosso bacione a tutti e alla prossima, ciao!